Ciao ragazzi e bentornati in questa nuovissima Top 10 Blu. Come al solito, prima di passare alla classifica, vorrei parlarvi di un paio di cosucce. Tanto per cominciare, agosto sta finendo e quindi a settembre ricominceranno i vari impegni, sia miei che vostri. E l'università, la scuola, l'università solitamente a ottobre-novembre. Però per chi è più piccolo, la scuola. E non è per mettervi pressione, però è giusto che lo sappiate. Ricomincia la scuola, l'università. Deprimetevi. Scherzi a parte, la cosa riguardante gli impegni di settembre è che potrebbero riguardare, o meglio, contaminare anche il canale in un certo senso. Diciamo che ci sono alcuni progettini, alcune cosucce che potrebbero portare nuovi format o sistemare alcune cose delle top 10, per esempio. Come al solito io vi dico delle cose, poi non ve ne parlo più, passano mesi e poi magari di punto in bianco ve le ritrovate sul canale e io non neanche ve le ho accennate. Invece la seconda cosa riguarda il fatto che a settembre ricominciano le scuole, deprimetevi. Scherzo, lo so che l'ho già detto. La seconda cosa riguarda più che altro il canale. Solitamente i vari youtuber lamentano durante l'estate un calo delle views dovuto al fatto che le persone vanno in vacanza, giustamente. Nonostante questo calo, che in teoria dovrebbe esserci, il canale è andato molto bene quest'estate. Comunque sono riuscito a portare fissi 2 video a settimana e purtroppo non sono riuscito mai a portare un terzo video, che poteva essere filofuck, vlog o qualsiasi altra cosa, che poi vlog, io che sto qui seduto e parlo di qualcosina. Però in teoria vorrei portarvi un paio di video, tipo un nuovo filofuck, e quindi se volete fatemi qualche domandina qui sotto insieme a quelle che mi avete già fatto, se le avete già fatte, perché ce l'ho tutte selezionate in una cartella apposita. E ho detto le due cosucce che dovevo dire prima di iniziare il video, quindi adesso possiamo passare alla vostra versione delle attrici più pagate. O meglio, siccome si parla in questo caso di una classifica ufficiale, vi ho chiesto secondo voi quali erano le attrici che avrebbero meritato di essere al primo posto. Quindi chi secondo voi meritava di guadagnare di più rispetto alle altre. E quindi in base a questa richiesta che vi ho fatto nella Top 10 Orange, ho stilato la vostra personalissima... Comunque, senza perdere ulteriore tempo, direi di iniziare subito questa classifica con la decima posizione per Viola Davis, a cui segue la nona posizione per Nicole Kidman, poi ottava posizione per Kate Blanchett, che avevo messo anch'io, settima Jennifer Aniston, che avevo messo anche io, cioè non è che ho messo io, come vi ho già detto, è una classifica ufficiale, ci sta per forza. Sesta posizione per Amy Adams, che era soltanto decima nella Top 10 Orange. Quinta Meryl Streep, che è mancata, ma stiamo parlando di un mostro sacro. Non so parlare. Stiamo parlando di un mostro sacro che ha collezionato 3 Oscar e oltre 20 candidature al tale... No, niente, oggi non ce la faccio. E oltre 20 candidature allo stesso premio. Quarta posizione per Emma Watson, seguita in terza posizione con la medaglia di bronzo per Jennifer Lawrence e poi seconda posizione per Emma Stone, che quindi scala dalla prima posizione della versione orange, e prima posizione con medaglia d'oro per l'attrice che mancava nella top 10 originale, cioè Scarlett Johansson. E infatti alla sua primissima posizione si lega anche il commento della settimana. Infatti secondo me il miglior commento l'ha dato Spike's Universe, che saltando la prima parte dice: Scarlett lo meriterebbe tutti gli anni per me, e non solo per te, perché ci sono stati anche un altro paio di commenti a riguardo. E niente ragazzi, questa era la vostra versione delle attrici più pagate, o che secondo voi sarebbero dovute essere le più pagate. Come al solito condividete, iscrivetevi, likeate e continuate a commentare qui sotto. Mi scuso per le decine di errori che ho fatto in questo video, ma sono veramente fuso, e ci vediamo lunedì con la Top 10 Orange, ok? YouTube.